Padre era stato appunto in Albania come consulente del turismo dal 39 al 43 ed era un amministratore legato di una società editoriale, governativa ovviamente. E quindi ci ho trovato a casa, dalle carte, eccetera, eccetera, tutta una serie di cartoline, fotografie più che altro sono, perché questo ente Distatpur si chiamava. E aveva diciamo, pubblicava dei libri e poi aveva l'esclusiva delle cartoline dell'Albania, queste cose strane. Per cui queste cartoline infatti portano tutto il marchio Distatpur e vari fotografi furono sguinzagliati in tutta l'Albania a fotografare tutte le città dell'Albania, i paesaggi, eccetera, eccetera. Purtroppo, come dicevo prima, non siamo mai più tornati in Albania, perché noi siamo stati in Albania, compreso io, che ero tornato, insomma, fino al 43. L'unica cosa che mi ricordo dell'Albania era i viaggi in aereo, perché andavamo sempre da Bari in aereo in Albania, su e giù, perché naturalmente mia madre, poi è nata anche mia sorella dopo, insomma, comunque siamo stati parecchie volte, insomma, in Italia, in Albania. E poi qualche ricordo di carattere più che altro familiare, insomma, ecco, tipo il cane che ci avevamo, insomma, che ricordo, però insomma non posso dire di ricordare il paese, no, quello no. Beh, diciamo che papà, lui era al Ministero della Cultura Popolare ed era stato inviato in Albania come consulente per il turismo. E siccome gli piaceva molto questo settore, eccetera, praticamente si è dedicato a Coco Motta, queste iniziative sull'Albania. Quando è tornato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, come diventato direttore generale, diciamo, negli anni, e quindi è tornato e si è sempre occupato con lui poi della parte editoriale, cioè la parte diffusione del libro, editoria, diffusione del libro italiano all'estero, tutte queste cose, diciamo, sempre legate ai libri, insomma. Significavano molto anche, per esempio, non so, di pubblicizzare la caccia in Albania, quindi hanno fatto delle campagne per far venire i cacciatori italiani in Albania, insomma, tutte queste cose, legislazione alberghiera che non c'era, quindi fondare qualche albergo nuovo, perché non mi sono finito, sennò poi gli avete stato, è che non era una persona estremamente ordinata. Quando poi è mancato, perché è mancato parecchi anni fa, nel 92, io ho cominciato a mettere un po' d'ordine nelle carte e recuperando nei vari calderoni, eccetera, ho recuperato tutte queste cartoline, le ho rimesse in ordine, diciamo, di numero, per caso che sono numerate. E così le ho sempre tenute, diciamo, così come ricordo diciamo, di questo periodo, eccetera. E anche come documento dell'Albania, insomma, ecco. Sono molto belle le immagini dei mercati, di queste zone, diciamo, della vita del paese, che erano molto diffuse, perlomeno per quanto riguarda la mia famiglia, perché a quel tempo praticamente si scrivono tutti i giorni, non c'era il problema dell'email e queste cose, quindi a casa, per esempio, io ho trovato centinaia di cartoline, non queste che sono intonse, ma affrancate, eccetera, mandate da mia madre, mio padre, i miei zii, eccetera, no? Perché praticamente si scrivono e basta, non c'era il telefono, non credo che si usasse molto, non c'erano altri mezzi, quindi diciamo che per quello saranno state abbastanza diffuse, diciamo, dagli albanesi o dagli italiani in Albania che li mandavano in patria, insomma.